da Medioevo. Ma per il web vedrai, ce ne parlano il baronetto Capitan Ventosa e Sir Marco Camisani Calzolari. Vediamo. Cari sudditi del web, vi prometto che da oggi avrete una vita più serena. Siamo nel 2018, però a volte sembra di essere un pochino nel Medioevo. È pieno di magagne digitali, cose che non funzionano, ma ci siamo noi, pronti a risolverle, io e il fedele Prode Cavalier Capitan Ventosa. Ora lo chiamiamo. Capitano! Un dormendo rilassato. Capitano! Ma forza, capitano, si muova! Stia pronto! Dobbiamo partire! È pronto col suo destriero? Andiamo! Non riesco ad andare dritto! E nemmeno a sinistra! È un destriero! Ma cosa fai? Il destriero! Il destriero! Dobbiamo andare in giro per scoprire magagne, no? La segnalazione di oggi riguarda la wifi di Trenitalia, che in molti casi dicono che non funziona molto bene. Per cui siamo pronti! Lei, Capitan Ventosa, vada, che è già sul posto, e indaghi! Sì, adesso qua Ventura, prende. Come si fa qua? Lei deve essere sul posto, non qua. Aspetta che prende. Qua prende, ma che bello. Ma cosa prende? Che bene. Cosa vado? Su la Trenitalia, wifi. Che forse non va. Aspetta, vai qua, alza la mano così, perfetto. Fammi d'antenna, vai, eccolo. Ventosa, c'è il nostro video. Ventosa, Striscia la notizia. Il popolo italiano sta aspettando, conta su di lei. E allora per vado. Cui vada. Sì, indaghi, vada. Tenta qua, che qua sì. Funziona. Attenzione amici telespettatori, siamo su un treno ad alta velocità tratta Milano-Roma. Ci colleghiamo alla wifi del Frecciarossa. Notate l'ora, sono le 15.59. A questo punto, per poter utilizzare la connessione bisogna autenticarsi, in pratica iscriversi sul portale delle frecce. Vai, andiamo! Ecco, adesso carica la pagina, in un attimo ci siamo. Sì, un po' di pazienza. Ecco, il sistema continua a pensare. Ma nel frattempo sono diventate, attenzione, le 16.18. Anzi, 16.19 per la precisione. Attenzione! 16.23. Qualcosa si è mosso. Ah! Bisogna inserire un numero di cellulare e password. Dai che ci siamo! Adesso ha ricominciato a pensare, ma io ho fiducia. 16.40, ancora niente. Dai! E attenzione perché alle 17.01, dopo più di un'ora, ancora non siamo riusciti ad autenticarci! Ma sì! Ma no! Ma uffa! Ragazzi, sveglia! Oui! Bisogna cosa lavorare! C'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Perché? Ma scusate, a voi, il wifi di Trenitalia funziona? No. Vedi, capitano, ci sono vari segnali wifi, però noi abbiamo provato e Mario... Non va. Non riusciamo neanche a entrare nella pagina di autenticazione. E noi per correttezza abbiamo fatto la stessa prova su un treno Italo, sempre tratta Milano-Roma, ma la situazione non cambia. Internet non va, non va. Ciao Marco, ci sei? Eccomi capitano, mi dica. Bene, allora, Trenitalia e Italo ci fanno sapere che il problema è infrastrutturale, cioè mancano i ripetitori lungo la tratta, quindi andando il treno ad alta velocità il segnale viene perso, è troppo debole. Però RFI, d'accordo con le compagnie telefoniche, potenzieranno il tutto, eh? Beh, amplificare il segnale è fondamentale, però posso dare un consiglio alle due aziende, ovvero di semplificare il processo di autenticazione, cioè quando ci si connette alla wifi, quello che succede subito dopo è di renderlo meno antiquato, medievale, insomma, un po' più usabile. Ed eccomi qua! Ho indagato con perizia e precisione, perizia and precision. Lei è bravissimo, l'ho vista, mio cavaliere Capitan Ventosa. Grazie. Sia sempre pronto perché è pieno di magagne sul digitale e noi siamo sempre pronti a scovarle. Certo, e infatti tutta l'Italia si domanda, ma wifi? Però è una bella domanda. È giusto. Dal digitale è tutto, a voi Striscia. Wifi, non lo so. Che dire?